Con Fabio Perna, attaccante della Salernigno, questa prestazione contro la Binoleffe, come la giudichi? Ma la gara secondo me è buona, la classica gara di pre-campionato, comunque siamo 15 giorni da poco che abbiamo iniziato tutte e due le squadre a allenarsi, nonostante tutto abbiamo tenuto un discreto ritmo, abbiamo preso due gol su palle inattive e poi siamo riusciti a accorciarle, poi per provare a pareggiare abbiamo preso 3-1, comunque è stata una buona gara dai, per essere un pre-campionato. Ecco, la tua rete ha permesso di accorciare le distanze sul 2-1, ci speravate nei supplementari? Sì, a un certo punto sul 2-1 abbiamo iniziato a creare, a andare sempre lì, eravamo sempre in area e secondo me a un certo punto potevamo anche accorciare di distanza, pareggiarla per poi andare a supplementare. Purtroppo abbiamo preso un contropiede, abbiamo fatto, abbiamo preso il 3-1, però va bene così, dai. Come ti sei trovato come unica punta davanti? Sì, diciamo che solitamente a me piace, mi piace stare anche lì da solo come unica punta. Ovviamente adesso la condizione non è delle migliori per il tempo e per il periodo in cui siamo, però abbastanza bene. L'intesa con Caldirola nella ripresa? L'intesa con Caldirola quando è entrato. Sì, no, sicuramente quando sono entrati Caldirola, sai, così sono entrati bene, con Caldirola è uno che gli piace giocare con la punta, muoversi, comunque è un buon giocatore e mi trovo anche abbastanza bene. Ecco, adesso vedrete un po' di amichevoli, innanzitutto con la Grumellese mercoledì, Domenica con Sassuolo. domenica col Sassuolo, quindi per trovare magari il ritmo anche per il campionato, come le affronterete queste partite? Vabbè, sicuramente cercherò di affrontarle al massimo, non è come fare una partita ufficiale, sicuramente un po' incidere, se la fare qualche partita ufficiale in più sarebbe stato meglio, però ovviamente si cercherà di trovare la condizione in queste partite qua, sperando che non posticipano il campionato. Grazie.